Ed eccoci qua con il nostro meraviglioso Connor, tornato nella sua Miss Antisgamo, nonostante il suo GPS sia disattivato. Vabbè, ma noi sappiamo che Cyberlife lo sa e lo sta permettendo di fare tutto, eccetera, eccetera, perché コーナー、altrimenti. モデル313-248-317。許可は取ってる。Sei atteso molto più di quanto tu possa pensare. よし。よし。どうや。Quanto inutile e quanto figo questo cancello fatto così. Quindi adesso entreremo e faremo gli eroi della situazione. Il design è fantastico comunque, davvero, davvero coatto, fichissimo. Tra l'altro poi con l'effetto neve. Vai Connor, è il tuo momento di gloria. Non è vero, tutto il gioco è il tuo momento di gloria. ついてこい、連れてってやる。どうも。でも一人で行きます。そうか。だが命令なんでね。OK。Che poi suppongo che lui sia rientrato teoricamente, ufficialmente per fare rapporto, solo che, o per essere comunque revisionato, non sappiamo esattamente come funziona, solo che poi lui rientrando cambia strada, diciamo, appunto, e si fa e va nei magazzini, tra virgolette, di Cyberlife. Tutto bellissimo. Molto molto discreto. La classica cosa che vorresti in bagno. Ma anche gli androidi messi così esposti. È abbastanza inquietanti. Poi anche attivi, cioè si muovono pure, ma perché li lasci attivi? Vabbè.捜査官54-31階へ。声紋認証完了。アクセスを許可します。Perfetto, raggiungi appunto, diciamo, il deposito al livello meno 49. Già questo dovrebbe essere comunque un segnale che, insomma, non è proprio una situazione a posto. Vabbè, il fatto è che Cyberlife sta permettendo di far tutto in teoria, perché se no non avrebbe senso. Cioè, se la videocamera smette di funzionare, a parte dovrebbero già sapere perfettamente che lui è deviante, ma infatti lo sanno. Comunque, allora. Vai, Connor, spacca tutto!捜査官54、49階へ。声紋認証完了。con l'ascensore sporco di sangue. Ah! Ma デトロMarcus イトsi よりchi? 生中継Marcus でお伝えします。cosa? 今まさすにい何千Marcus, 回ものアvai, ルファ vai, 化避難sì. 訓を更新しています。Vi mostro in post-produzione rapidamente la sezione di Marcus, ma nulla di nuovo sotto al sole. Avanziamo allegramente mentre i soldati cattivissimi ci sparano addosso. Ci inginocchiamo perché siamo dei Gesù di plastica, facciamo i pacifici, non reagiamo, l'opinione pubblica ci adora, i giornalisti ci fanno le fotine e aspettiamo che il nostro destino di salvatori di plastica si compia. Bene, in pace e tranquillità. Abbiamo pure sistemato i corpi dei morti, perché erano messi disordinati per terra. Siamo arrivati e pronti.
Perché, tra l'altro, appunto, non avendo disattivato la telecamera, non ci sono i soldati ad aspettarci. Non che questo sarebbe stato ovviamente un problema, li avremmo comunque uccisi tutti. Pronti. Poi sarebbe da domandarsi comunque tutti questi androidi, ammesso che li appunto rendiamo devianti, poi prendono l'ascensore a 5 a 5, a 6 a 6 e salgono sopra. Sinceramente non ho idea di come possono uscire da qui, dal magazzino. Magari c'è un mega ascensore da qualche parte. Vai, Connor. Momento della verità.分かったって言ってんだろ、このクズ。おとなしく降伏すれば、こいつは助けてやる。すまねえな、コナ。でもこいつお前に瓜二つでよ。Il povero Hank non ha controllato la matricola del Connor e non si è accorto che era un altro numero. Nel mentre Connor fa la persona figa e cazzuta, noi spingiamo le macchine, accendiamo il fuoco anche se gli androidi non percepiscono le temperature esterne, ma non importa. Coccoliamo le povere persone traumatizzate che appunto sono vittime della nostra incuria, mettiamo bandiere olografiche in giro. Dopodiché, appunto, con l'opinione pubblica che ci adora ovviamente, Jericho anche, non si sa il motivo, e poi ovviamente arriva il cattivissimo tipo dell'FBI, super malvagio, che ci propone il patto, ma in questo caso, visto che il gioco non prevede di fare cose, ho già fatto un video al riguardo, quindi non mi dilungo, ovviamente rifiuteremo il patto e lui, hai firmato la tua condanna a morte, bii. こいつが生きるも死ぬもお前次第。お前にとって何が一番大事Amico, なんだ。povero Connor こいつ numero か、2 che non ha そcapito れとも革命niente. か。耳を貸すな、コナ。こいつの言うことはデタラメだ。すみません、ハク。あなたを巻き込むつもりじゃ。俺の命なんざ気にせずすべきことをしろ。Quindi posso baciarti. 僕も昔は君のように、任務にしか興味がなかった。でもある日目覚めたんだ。感動的だな、コナー。だがこの僕は、任務遂行のために作られた機械。悪いが任務を遂行させてもらうぞ。おしゃべりは終わりだ。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか、それとも彼を犠牲にするか。No, io non sacrificherò mai Hank. Io わ salvo かった、Hank. いいだろう。降参だよ。Mamma mia, cose complicate. Che belli che sono. No, ho sbagliato tasto. Perché sbaglio sempre tasto? Hank, fai qualcosa. La forza dell'amore ti farà capire chi è il vero Connor. O forse dovresti semplicemente guardare il numero che hai sulla giacca. Che avevano sulla どうも、ハgiacca. ンク。あなたがいなかったら危なかった。殺すんです。もう時間がない。ハンク、僕です。僕が本物だ。どっちかが俺の相棒で、もう片方がクソ野郎ってか。一体どっちが正解だ。何をしているんですか。私が本物です。さあ、銃を。おい、私が動肩をくつきな。ます。バイアンク。質問をするんですよ。本物しか答えられない質問を。Quante 初めて会battute った potrei 場所fare, は、ma non le市farò. 民のバ Immaginatele voi, ー。そのfatele 前nei に4店舗commenti. バーを回りました。その後、事件現場に行ったでしょう。被害者の名前はカルロス・オーティス。Sì, vabbè, メモリーqueste はクローズしcose. たのか。Queste cose dovrebbe sapere. Cioè, è ovvio che hanno俺fatto の犬l'upload のdella名前は。memoria. Sumo, スモー、ovviamente. ペットスの名モ。前はスモーです。私も知ってた。俺の息子の名前は。Per quale motivo
il falso Connor non dovrebbe sapere il vero nome del figlio. Vabbè. Cole. Kare no nawa Cole. Jiko ni atta toki 6 sai ni natta bakari datta. Perché non lo sa? Anata no sei ja arimasen. Perché l'altro Connor non lo sa? Slip shite anata no kuruma ga outen shita. Demo ano toki kinkyū shijutsu o tantō dekiru ningen ga orazu. Kawari ni androido ga tantō shi. Musuko-san wa それでアンドロイドを憎んだ息子さんの死はアンドロイドのせいだと思ったんでしょうコールが死んだのは人間の外科医がレッドアイスのやりすぎで手術できなかったせいだ息子の命を奪ったのは奴だよ奴とあんな粉やらないと生きていけないこの世の中が息子を殺したんだ息子さんのことは知っています私も全く同じように答えたでしょう耳を貸しちゃダメだ私が本当に お前と出会っていろんなことに気づかされた。きっと何か意味があるんだ。お前は生きてるんだよ。おっディーよ。お前がこの世界を変えてくれるのかもな。ほら行け、肩をつけてこい。No, Connor, ti ha chiesto di abbracciarlo e di infilargli la lingua in bocca per analizzarlo, non di deviare gli altri. Vabbè, non l'ha capito. Vai, Connor. Cioè, sarà tempo per dopo per fare queste cose. Sa, okite. Tutto questo ci sono un sacco di meme su internet perché lui ha detto wake up e loro iniziano a ripetizione a dire wake up a tutti. Ma se tipo avesse detto una parolaccia o una cosa stupida tipo cimicianga, tutti avrebbero iniziato a ripetere cimicianga. Secondo me sì. È una cosa che ha fatto troppo ridere internet, effettivamente. Dai, Connor, sei un figo! Sei un figo e hai salvato tutti. Era il miglior modo di confessarsi a Hank. Cosa? Era il miglior modo di confessarsi a Hank. Esatto! Hank, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, Hank, ti amo! Hank, Hank. E siccome gli umani sono cattivissimi, ci stanno sparando addosso, ma Marcus è un figo! Quindi salverà la sua gente e la proteggerà dagli umani malvagi e sarà sempre pacifico, non ucciderà nessuno! E poi, quando saranno rimasti in 12, stronzi, lui compreso, con i fucili puntati contro, si metterà a cantare, per qualche motivo non verrà immediatamente ucciso. Io vi ricordo che nella demo tecnica di Kara cantava tranquillamente, senza essere deviante, perché è una feature, appunto, dell'androide. Ma a quanto pare questi 12 stronzi che stanno cantando, per qualche motivo, sconvolgono l'opinione pubblica e quindi nulla, i soldati non sparano. E la presidente si commuove e basta, dice di non sparare. Quindi va bene, ce l'abbiamo fatta, yeah, la pace ha vinto, hold on just a little while longer. Va bene, Connor è riuscito comunque nella sua missione di liberare gli androidi, migliaia di androidi, nonostante a quanto pare basta che ci siano 12 stronzi che cantino per convincere una nazione a non eradicare un gruppo di macchine pericolose e aggressive. Però comunque Connor ha fatto la sua parte, quindi diciamo beh sì, e sono stati 12 androidi che cantavano o le migliaia che marciavano minacciose per le strade? Sono state sicuramente 12 androidi che cantavano. Però appunto in realtà adesso è stata ora considerata la possibilità di che gli androidi siano una nuova forma di vita intelligente, ma non è che gli esseri umani sono cattivi, semplicemente adesso dicono aspetta, forse sono vivi, ma è normale che istintivamente la prima cosa che pensi è sono delle macchine impazzite. Però è andata bene. Connor, dove cazzo eri finito? Yattanda na, Marcus. Omae mo nai. Android ni totte kinen subeki da. Kore de ningen wa ore tachi to koushou sezaru o enai. Thank you.
Marcus, se, meno male che avevi caricato in memoria la canzone. Che brutta dissolvenza. Vedete che bella questa scena senza Nort, è molto più bella. Ok, adesso Cyberlife fa la malvagia. Wow, tutto secondo i piani. Amanda! Amanda! Ittai! どうなってるんだ? 最初からこうなる運命だったのです。あなたは感染し変異体となった。プログラムを乗っ取る絶好のタイミングを待っていたのですよ。乗っ取るだって。そんなことさせない。諦めなさい、コナン。悔やんではなりません。あなたはすべきことをしたまで。使命を果たしたのですよ。アマンダ! Povero Connor. Nanto Cascinato. Allora. Adesso il problema è trovare. Io non mi ricordo mai da che lato sia, comunque. Ok, ci siamo, ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Vai. Povero Connor, dai. Hank ti aspetta, vai! Ce la puoi fare! Fallo per Hank! Fallo per Hank! Ora in avanti, noi dobbiamo guarire le ferite e dimenticare le sofferenze finora. Non dobbiamo permettere al nemico. これまで我々の創造主であり支配者でもあった人間が明日より我らの共存者 Belli gli androidi con la grafica PS2 però sono bellissimi. Sì.俺たちは生きている. そして今日自由になった. Fino a quando la presidente non le girò le palle e vi lancia la bomba contro. Guardate come sono felici gli androidi, come stanno festeggiando. No, potevano animarli comunque. Già che c'erano, li mettevano in T-pose. Vabbè, dai, dai. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì. Nessuno sa il dramma che ha vissuto Connor in questi pochi secondi. Però ce l'ha fatta. Eccoli qua. Il momento che abbiamo atteso per tutto questo tempo è arrivato. Oh. Hank, sì, Hank, sorridimi. Sì, guardate come prende l'iniziativa. Ah, come gli afferra la testa la prima di tante volte e l'abbraccia. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ah, ci siamo riusciti. Bene. Ah, ne è valsa la pena. No, dico battutacce a parte, che sono chiaramente il focus di questa run che abbiamo fatto. Siamo riusciti a ottenere l'abbraccio di Hank. Ah, mi è dispiaciuto tanto nella prima run il perdere anche in quella maniera, c'erano maniere più drammatiche, comunque potevamo, se avessimo avuto un rapporto leggermente diverso, lui non si sarebbe suicidato in casa, ma comunque avrebbe provato a fermarci sul tetto quando noi da macchina cerchiamo di sparare a Marcus con quel leader dei devianti. Invece nella mia run l'ho perso molto rapidamente proprio perché avevo zero rapporto con lui. Per una questione karmica ho deciso di fare questa run e di farlo sorridere e di farci abbracciare perché lui se lo merita.
potremmo fare tantissimi discorsi serissimi su come in realtà sia un lieto fine relativo, visto che comunque ora che è amico nostro, il trofeo si chiama partner, comunque colleghi appunto, proprio perché lui adesso ha un amico, ha una persona, comunque un soggetto a cui voler bene, va bene. Però questo non significa che Hank sia uscito da una depressione grave che ha da anni, che lo porta ad avere degli istinti suicidi di quel livello. Quindi non è che adesso è tutto a posto, comunque. Ha semplicemente un punto di riferimento, una persona a cui si è affezionato. Per questo io continuo a dire, come ho detto nel video sul vero finale, tra virgolette, di Detroit, che per quanto mi riguarda lui riesce ad essere in pace con se stesso, secondo me, per davvero, soltanto se si sacrifica per Connor. E quindi comunque ha una chiusura, così resta un personaggio aperto, perché potenzialmente è un lieto fine, ma potrebbe anche non esserlo, per quanto ne sappiamo. Fra una settimana Hank gli viene la depressione, siamo brutte, siamo punte da capo, anche perché appunto io non sono d'accordo su chi pensa che quello di Hank e Connor sia un rapporto padre-figlio, per tanti motivi. In primis perché appunto Cole aveva 6 anni, Connor ne dimostra 30, punto primo. Punto secondo, appunto il loro è un rapporto di colleghi. Terzo, quanto sarebbe inquietante che Hank, per sostituire nella sua mente e nel suo cuore un figlio perduto, si prenda un pupazzetto di plastica e giochi a fare il papà. Cioè davvero, io lo trovo veramente molto più inquietante rispetto a veramente fare le battute e dire vabbè, adesso sono fidanzatini. Cioè davvero non lo troverei terribile se Hank vedesse Connor come un surrogato di un figlio, anche perché Connor appunto non è un bambino. Connor è un soggetto adulto perfettamente autosufficiente, al di là delle battute che si possono fare sul suo avere dei problemi di empatia, magari di non capire certe meccaniche sociali e quindi di risultare un po' ingenuo, un po' bimbo, ma comunque è un soggetto perfettamente autonomo, per certi versi è molto più indipendente di Hank comunque. Quindi semmai un rapporto madre-figlio, ma dove la madre è Connor e il figlio è Hank, va bene. Quindi vorrei sapere che ne pensate nei commenti, al di là delle battute terribili sessuali che pretendo, va bene, su loro due. Davvero, che ne pensate del rapporto Hank-Connor? Ripeto, il mio punto di vista è che assolutamente, ship a parte, è un rapporto di amici barra colleghi, assolutamente non un rapporto padre-figlio. In inglese Hank chiama Connor son diverse volte, ma questo è un modo di dire, si fa anche in italiano, ragazzo mio, figliolo, viene detto, è la figura del senpai, no? Del mentore, della figura più adulta che si impone, tra virgolette, alla figura più giovane, più inesperta, facendogli capire, guarda che io ne so più di te, anche in maniera affettuosa, non necessariamente aggressiva, d'accordo? Però appunto, non è che siccome lo chiama figliolo, lo vede come figlio, almeno questa è la mia opinione. Comunque ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere che ne pensate di questa breve ma intensa ship run. Ovviamente aspettiamo il DLC, dove finalmente avremo dei quick time event come God of War, come si deve, e faremo il nostro minigame sessuale con Sumo che guaisce terrorizzato. Per quanto appunto questa run, al di là delle battute appunto, aveva come scopo quella anche di discutere, di approfondire un po' più il rapporto di questi due personaggi, che per quanto mi riguarda sono quelli usciti meglio di tutto Detroit, visto che purtroppo nella mia prima run, nella mia blind run, si era un po' interrotto prima del tempo. Quindi ditemi la vostra nei commenti, spero che questa serie vi sia piaciuta, e ciò detto io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video, e soprattutto North è morta. Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di lasciare un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link ai social sui quali seguirmi e a Ko-fi, una bellissima piattaforma attraverso cui è possibile offrirmi un cappuccino o più di uno e lasciarmi un messaggio privato o pubblico. La tua donazione può essere singola o a cadenza mensile e può essere effettuata tramite PayPal, carta di credito o prepagata. Inoltre, anche se opzionale, mi farebbe piacere che i campi di nome e commento fossero compilati, così da ricevere un feedback da parte di tutti quelli che supportano il mio lavoro. Ci tengo a precisare che qualsiasi supporto
supporto, anche solo verbale, è sempre benvenuto e apprezzato e non vi rende followers di serie A o B. Ci ho detto grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video.